Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo di ciò che è stato annunciato nella live stream appena finita di Genshin Impact della versione inglese e tutte le novità che saranno aggiunte all'interno della nuova versione 1.4 che sarà disponibile a breve all'interno del gioco. Detto questo, ci sono diversi eventi che bisogna far vedere. Diversi eventi di cui dovremo parlare insieme in questo video, per cui non perdiamo tempo e iniziamo subito. Partiamo subito con l'introduzione di quello che sarà il Festival di Mondstadt. Come potete vedere, avremo la città addobbata a festa proprio perché, come precedentemente nella zona di Live, adesso nella cittadina di Mondstadt avremo un festival particolare che ci permetterà ovviamente di ottenere ricompense tramite minigiochi e tramite degli eventi che per l'appunto si sbloccheranno in concomitanza con questo evento. Come potete vedere, tutta la cittadina avrà una reskin, un restyle durante tutto il periodo che poi ovviamente tornerà alla normalità. Continuiamo con l'introduzione del nuovo personaggio che stavamo un po' tutti aspettando, ovvero Rosaria. Rosaria, nuovo personaggio che sarà disponibile all'interno del gioco, sarà un personaggio 4 stelle che avremo modo di poter pullare successivamente nei banner che andremo a visualizzare, dato che anche per questo mese avremo dei banner che ci consentiranno di ottenere due personaggi che erano già usciti all'interno del gioco e che adesso verranno riproposti insieme appunto alla nostra amica Rosaria. I banner in questione saranno questi. Ci tengo a precisare che per quanto riguarda Rosaria, per quanto riguarderà il kit ovviamente di Rosaria, ne parlerò in un video a parte. Inutile parlarne adesso perché poi mi concentrerò su di lei nel momento in cui avremo ovviamente il moveset, il trailer e tutto quello che specificherà la potenzialità di Rosaria, anche se già qualche cosina è stata detta durante questa live, ma preferisco approfondire il suo discorso in un video a parte. Per quanto riguarda i banner che per l'appunto avremo a disposizione all'interno del gioco durante la versione 1.4 di gioco, saranno il primo dove avremo come protagonista Venti nella sessione d'evento che si chiama Ballad in Goblets e la rerun per quanto riguarda anche di Tartaglia. Tartaglia che tornerà all'interno del gioco tramite la parte di evento che si chiama Farewell of Shesania. E di conseguenza avremo anche il personaggio di Rosaria che sarà introdotto in quest'ultimo evento. Infatti, come potete leggere da sotto dall'Event Wish Preview, Rosaria, ovvero il personaggio 4 stelle, sarà un personaggio 4 stelle di tipo Crio, ovviamente, che sarà disponibile nell'Event Wish Farewell of Shesania, quindi nella parte di Childe. Quindi nella rerun di Childe avremo la possibilità di trovare sia lui che Rosaria. Con ovviamente un huge drop rate boost, quindi avremo la possibilità di avere dei rate incrementati per quanto riguarda l'apparizione di Rosaria. Non si sa nulla per quanto riguarderà il rate di apparizione di Childe e Tartaglia, scusatemi, di Childe e Venti, quindi non sappiamo se entrambi avranno comunque rate aumentati, però di conseguenza Rosaria sì. E vi ricordo, tra l'altro sottolineo per evitare confusione, che Rosaria sarà disponibile solo ed unicamente nel banner di Tartaglia. Con questi nuovi Event Wish avremo anche la possibilità di avere delle nuove armi, quindi nuovo banner, probabilmente delle armi disponibili all'interno del gioco, dove avremo un nuovo arco 5 stelle, Elegy for the End, e poi le nuove armi 4 stelle che vediamo rappresentate diciamo che vedete rappresentate a schermo, dove avremo una nuova spada 4 stelle, un altro arco 4 stelle e un libro, comunque un catalyst 4 stelle, che come skin, devo ammettere, sono veramente molto molto belle. Si vocifera che questo sarà un arco per quanto riguarda il potenziamento di Venti, quindi sarà l'arco praticamente 5 stelle che caratterizzerà Venti, dato che per il momento io che possiedo Venti o la maggior parte delle persone che possiedono Venti utilizzano comunque l'arco a 4 stelle che per lui penso sia il migliore, ovvero lo Stringless. Quindi adesso Venti avrà comunque la sua arma a disposizione, anche se effettivamente le armi che già abbiamo a disposizione per lui sono più che sufficienti.
Con l'introduzione di personaggi nuovi, di armi nuove, abbiamo anche l'introduzione di un nuovo boss. Il nuovo boss, o comunque il nuovo mostro in questo caso, sarà l'Abyss Herald, che praticamente sarà di tipo acqua, quindi di conseguenza utilizzerà uno stile di combattimento concentrato appunto sull'elemento acqua e sarà disponibile all'interno del gioco già a partire dal nuovo update che avremo a disposizione tra qualche giorno. Inoltre, con la versione 1.4 del nostro gioco, quindi nel momento in cui avremo a disposizione l'aggiornamento alla versione 1.4, avremo anche l'Archon Quest, quindi la storia principale che continuerà a svilupparsi durante il nuovo, ovviamente, aggiornamento di gioco, e avremo comunque delle interazioni con dei personaggi che abbiamo già visto in precedenza, come quello che qua si vede su questo sfondo. Parliamo adesso di quelli che sono gli eventi, o per meglio dire la preview degli eventi che avremo a disposizione nel Windbloom Festival. Windbloom Festival che, come detto all'inizio del video, rappresenterà una festività presente all'interno di Mondstadt che ci permetterà di esplorare la città e che ci permetterà di effettuare delle attività diverse durante tutto il periodo. Avremo, avremo comunque la possibilità di ovviamente avere dei festive anecdotes, quindi praticamente degli aneddoti che verranno resi disponibili e saranno resi disponibili per tutti tramite appunto questa festività, quindi saranno come delle side quest o comunque delle interazioni che avremo la possibilità di sfruttare tra i cittadini o comunque tra la popolazione di Mondstadt. Le festive challenges, che saranno comunque dei mini giochi che avranno delle sfide che dovremo completare per ottenere punteggi, potenziamenti e anche altra roba che vedremo tra poco, e poi l'ultimo, il Peculiar Wonderland, che sarà un'altra fase di minigiochi che ci consentirà di ottenere delle, che ci consentiranno di ottenere delle altre ricompense. E ovviamente dobbiamo sottolineare il fatto che tutte queste ricompense, che tutti questi eventi ci permetteranno di ottenere risorse all'interno del gioco, quindi è molto importante partecipare ed è molto importante anche essere attivi proprio all'interno del gioco, all'interno della storia, per ottenere tutte le ricompense che andremo a vedere a breve. Preview di uno dei mini giochi che ho preso così un attimo con uno screen a caso, dove appunto abbiamo il tiro con l'arco, fondamentalmente con dei palloncini, che per me sarà un disastro su PS4, dove, come potete vedere in basso, abbiamo a disposizione delle varie ricompense. Questa volta addirittura avremo a disposizione anche un'arma, quindi non solo avremo a disposizione i libri per i talenti, la Crown of Insight per portare il talento del nostro personaggio al 10, ma avremo anche degli speciali coupon che potremo ottenere tramite questi minigiochi, tramite queste sfide, proprio per ottenere un arco nuovo, quindi un'arma nuova e tante altre belle ricompense. Eccovi tutte le ricompense per quanto riguarda il Windbloom Festival, dove avremo la possibilità di ottenere libri per i talenti, accessori per i talenti, la Crown of Insight per portare il talento a 10, la Dust of Azeroth, che ormai è importantissima per convertire i cristalli di ascensione, tanti altri oggetti come libri, mora, cristalli per potenziare le nostre armi e, come potete vedere al centro dello schermo, avremo anche il Windbloom Odd, ovvero un arco che ci verrà comunque dato all'interno di questi eventi e che, grazie ai coupon che possiamo ottenere tramite i minigiochi, potremo portare addirittura a Refine 5. Quindi sarà un'arma come la Festering Desire, che abbiamo avuto praticamente con Dragonspine. Adesso avremo un arco a disposizione del nostro gioco, addirittura da poter portare a Refine 5. Quindi un'arma 4 stelle con un refine massimo sicuramente non sarà un qualcosa che dovremmo lasciarci scappare, perché potrà essere forte, potrà essere scarso, ma è comunque un'arma nuova, è comunque un'arma che andrà a un refine massimo. Non sappiamo ancora le passive, non sappiamo ancora le abilità, ma di sicuro tanta bella robetta. Inoltre, partecipando ai mini eventi, riceveremo i coupon, sia quelli azzurri che quelli dorati, che ci permetteranno appunto di scambiare gli oggetti come abbiamo fatto sempre. Inoltre, particolare non indifferente, la partecipazione a tutti quanti gli eventi e il completamento di tutte le challenge ci permetteranno di ottenere un totale di 1000 primogems. Quindi tanta bella robetta.
Nuova modalità di gioco che verrà introdotta nella versione 1.4, ovvero il Dating Simulator. Esattamente così, proprio sarà una sorta di dating simulator che avremo la possibilità di sbloccare tramite le story keys che vengono collezionate all'interno del gioco tramite le daily con il costo di 2 story keys avremo la possibilità di intraprendere un vero e proprio cammino, un vero e proprio approfondimento, chiamiamolo così, della conoscenza e dell'amicizia con questi 4 personaggi. Barbara, Noel, Chongyun e Bennett saranno i primi 4 che saranno disponibili all'interno della versione 1.4, non saranno sostituiti da altri personaggi al momento e inoltre saranno un contenuto permanente. Quindi con le nuove versioni di gioco non avremo il rischio di poter perdere la possibilità di approfondire la nostra conoscenza con questi personaggi. Inoltre si avrà la possibilità di poter finire in diversi modi la conoscenza con questi personaggi e nel momento in cui avremo completato con successo tutte le strade, quindi tutte le vie per conoscere i nostri personaggi, saremo ricompensati con una cartolina celebrativa che appunto avremo la possibilità di poter mostrare successivamente all'interno del gioco. Altro piccolo evento che avremo la possibilità di affrontare durante questa versione dell'1.4, il Wishful Drops. Avremo praticamente una storia dietro dove ci sarà una piccola crisi all'interno del, diciamo, della bottega produttrice di vino della casa di Mondstadt e a quanto pare l'acqua da dove appunto si andavano a rifornire la winery di Mondstadt ha avuto un problema. Ha avuto un problema e noi dovremo andare appunto ad investigare sotto compenso, ovviamente, infatti tramite Primo James Mora e tutto quello che possiamo ottenere per scoprire effettivamente che cosa stia succedendo. Bisognerà sconfiggere l'Oceanid, bisognerà comunque prendere parte a quello che sarà questo evento. Tramite appunto anche il Heart of Spring, che sarà praticamente una ricompensa che ci permetterà di ottenere oggetti nuovi, e infine, quando ovviamente riusciremo a completare il tutto, saremo ricompensati con il Minion Endora, che potete vedere lì sulla destra, che sarà per l'appunto un pet che verrà aggiunto alla nostra collezione, come è stato praticamente con il Lost Riches che abbiamo avuto tempo fa e che ci ha permesso di sbloccare il Silky, che ci accompagna, quindi una sorta di pet che ci accompagna, e questo appunto sarà il secondo che potremo sbloccare all'interno di questo evento. Sarà abbastanza carino, a me già piace comunque il pet messo così, quindi non vedo l'ora di poterlo prendere. Altro evento che sarà praticamente la chiusura probabilmente di quello che sarà la versione 1.4, ovvero il Contending Tides, dove appunto ci saranno diverse challenge, diverse sfide che dovremo affrontare all'interno dell'arena di Gorge, della zona di Gorge, dove affrontare queste sfide e per ottenere ovviamente le ricompense dovremo anche sottoporci a delle challenge diverse. La cosa interessante è che affrontando il massimo livello di difficoltà, tutte le altre difficoltà saranno praticamente riscattabili automaticamente. Quindi basta fare il livello più difficile per ottenere tutte le ricompense in una volta. Verranno aggiunte nuove challenge e nuove difficoltà giornalmente, quindi un pochettino come la sfida dei cubi che abbiamo avuto precedentemente, dove ogni giorno avevamo la possibilità di affrontare una sfida diversa e una challenge diversa. Qui sarà la stessa identica cosa, quindi all'interno della zona di Gorge, dove c'è appunto l'arena, se vi ricordate bene, avremo la possibilità giorno dopo giorno di poter affrontare tutte queste nuove sfide. E poi ovviamente essere ricompensate con gli oggetti che vedete su schermo. Passiamo alla parte finale del video, dove abbiamo il System Optimization, quindi tutti i miglioramenti che sono stati apportati in questa nuova versione 1.4. Cominciamo subito a parlare della resina condensata. Si vociferava di un cap nuovo di 200 resine, purtroppo non sarà così, ma avremo comunque un cap nuovo per quanto riguarda la resina condensata. Precedentemente potevamo utilizzarne fino a 3, quindi potevamo utilizzare fino a 3 resine condensate accumulabili all'interno del nostro inventario. Adesso potranno essere 5, quindi un upgrade per quanto riguarda la resina condensata che ci permetterà appunto di sfruttare molta più resina all'interno dei dungeon che magari vogliamo farmare con più intensità.
Altro upgrade che abbiamo in questo nuovo sistema 1.4, avremo praticamente la possibilità di sbloccare tutte le ricette automatiche e avere la possibilità di poterle cuocere manualmente. A quanto pare esiste un achievement all'interno del gioco che ti consente di consente di essere ottenuto se cuciniamo il cibo in una maniera particolare, quindi troppo cotto, poco cotto e via dicendo. Di conseguenza, esistendo questo achievement, molti si erano lamentati che una volta masterato ovviamente la possibilità di cuocere il cibo, non si aveva più la possibilità di poterlo rifare manualmente e quindi dover necessariamente utilizzare magari più ingredienti o diverse ricette per appunto prendere questo achievement, dato che è stato scoperto molto in ritardo. Di conseguenza, adesso anche le ricette semplici che abbiamo già masterato o le ricette che ancora dobbiamo masterare, anche in futuro potranno essere sbloccate e quindi ci permetteranno di poter cuocere manualmente qualsiasi cosa. È stato ottimizzato anche il modo di poter cucinare, craftare e forgiare i nostri oggetti, in quanto ogni volta bisognava scrollare e bisognava comunque ritornare in cima, se vi ricordate, quando per esempio finivamo il crafting di oggetti, avevamo quella lista che ci riportava al di sotto e per poter poi riscrollare tutto. Bene, questa cosa adesso è stata sistemata. Quindi di conseguenza quando crafteremo, comunque utilizzeremo oggetti durante l'alchimia, il crafting eccetera eccetera, non avremo più quel fastidioso problema di dover riscrollare o chiudere il menu, riaprirlo eccetera eccetera. Nuova funzione che verrà aggiunta all'interno del gioco, ovvero la capacità di poter abbassare il livello del mondo di 1. Facciamo molta attenzione però, perché ogni qualvolta noi abbasseremo il livello di 1 ci saranno ovviamente degli effetti negativi, ovvero le ricompense saranno bilanciate in base al mondo in cui noi scenderemo di livello, quindi se passiamo dal livello 8 al livello 7 avremo appunto la differenza di ricompensa dal livello 8 al livello 7 e così via. Inoltre si potrà ritornare nel proprio mondo ogni qualvolta lo si desidera, però prima di poter abbassare nuovamente il livello del mondo bisognerà aspettare 24 ore. Inoltre c'è anche da dire che questa funzione ovviamente può essere utilizzata da tutti quanti i giocatori, però bisogna fare molta molta attenzione perché, come vi ho detto, ci sono diversi limiti che bisogna attenzionare. Nella scorsa versione, ovvero nella 1.3, si aveva la possibilità di poter mostrare i personaggi e quindi fare un piccolo showcase dei propri personaggi. Questa funzione adesso viene estesa anche alle name cards, quindi avremo una sezione nel nostro profilo dove potremo selezionare più name cards da mostrare all'interno della nostra pagina, chiamiamola così. Quindi piccolo aggiornamento per quanto riguarda anche il lato un pochettino più stiloso, se vogliamo metterla così, ed estetico del nostro profilo. Infine, ottimizzato anche il sistema di Spiral Abyss, che finalmente ci permetterà di controllare le risonanze elementali che abbiamo a disposizione nei nostri team. Avremo la possibilità di poter uscire dalla stanza senza dover per forza entrare e poi uscire, che era una cosa fastidiosissima, soprattutto quando si cambiavano i vari livelli. E inoltre sarà possibile resettare la stanza corrente direttamente dal menu. Quindi bisogna premere pausa e poi successivamente fare retry al posto di uscire e poi rientrare in queste abyss. Quindi finalmente non bisognerà più perdere tempo nel uscire e rientrare per riavviare le varie stanze, ma si potrà riavviare tranquillamente direttamente dal menu. Detto questo, è tutto ciò che dovevo dirvi per quanto riguarda la versione 1.4 di Genshin Impact. Spero di esserci stato in tempo anche con gli orari. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e detto questo ci vediamo ovviamente con un prossimo video e in game sempre sul mio canale YouTube e anche sul sito Viola. Detto ciò vi ringrazio e detto questo ci becchiamo alla prossima. Bye bye!